Pronto? Ehi, campione, ti sei ripreso? Ieri ti sei superato. Jack, è successo un casino. L'hanno rapita. Ehi, calmati, cazzo. Fa un bel respiro e dimmi tutto. Sara, Jack, hanno rapito Sara. E ora mi trovo in questa stanza del cazzo senza sapere come cazzo ci sono arrivato. Magari voleva fartela pagare per ieri. Conosci le sue amichette, sono delle stronze. Le avrà dato qualche stupida idea per farti impazzire di nuovo. Cosa ho combinato ieri? Cazzo, amico, ma eri così ubriaco? Ti sei messo a urlarle contro come un pazzo furioso proprio il giorno del tuo compleanno. Per farti calmare ti ho portato a bere qualcosa. Poi ho cominciato a barcollare. Così ti ho preso una stanza in motel per farti ripigliare. Eri veramente incazzato. Non mi sembra uno scherzo divertente. E poi non è nemmeno la sua scrittura. Fidati di me. Sì, arrivo subito. Cape, devo scappare. Ci sentiamo dopo. Pronto? Buongiorno, Capelit. Hai trovato la lettera? TikTok, il tempo stringe. Divertente. Ora passami Sara, devo assolutamente parlarle. Oh, ma certo. Tesoro, c'è il tuo ragazzo al telefono. Amore, ho paura. Ti prego, fai qualcosa. Non devi toccarla. Ho visto la lettera, farò come hai detto. Ricorda, alle 13 al deposito. Porta i soldi. Ehi, hai sgamato la stronza? Ascoltami, Jack, ho bisogno del tuo aiuto. Raggiungimi alla cassa tra 10 minuti. Alla cassa? Sei impazzito? Dovevi far calmare le acque. Non puoi presentarti lì, ora. Sara lo sa. L'hanno rapita veramente, Jack. Ora vogliono 250.000 entro le 13. Cosa? Ma è più della cifra dell'ultimo colpo. Pensi che ci abbiano scoperti? Devo pagarli. Poi penseremo a come riprenderceli. Ascolta, mi dispiace per Sara, ma i nostri soldi... Vieni qui subito. Arrivo. Buongiorno, signor Capedit. Devo fare un prelievo. Buongiorno, signor Capedit. Prelieva o deposita? 250.000. Devo prelevare 250.000. Ecco lei. Arrivederci. Jack, veloce, al deposito. Abbiamo 10 minuti. Merda, ma tutto l'ultimo nostro colpo è andato. Quei bastardi devono pagare la cara se pensano di fotterci così. Ehi, ricordati che stai parlando dei miei cazzo di soldi. E adesso sbrigati. La borsa e poi aspetta in macchina. Sara arriverà tra poco. Allora, Cape, dov'è Sara? Ma che cazzo fai? Pensavi non mi avrei scoperto, eh? Questa stronza ha sempre avuto la bocca troppo larga. E oggi mi è andata male. Indovina un po', coglione. A nome di chi ho versato tutti i soldi fino adesso. Lei può tenertela pure. Spero che un giorno ti tradisca come ha fatto con me. Sai, pensavamo di farlo al prossimo colpo, ma la tua sceneggiata di prima è stata perfetta. Non hai la minima idea di quello che ti aspetta. E sai qual è il bello? Che io e Sara abbiamo sempre saputo del limite dei 250.000 che hai messo alla cassa, perché tu non ti fidi mai di nessuno, neanche di te stesso. E io ti ringrazio di cuore, lo sai. Thank you.
Io e Jack ci siamo sempre divertiti a fotterti. Ma mai come in questi ultimi giorni. E lo rifaremo, eh? Ancora e ancora e ancora. Sara, Jack, hanno rapito Sara. Merda. Ehi, ricordati che stai parlando dei miei cazzi. Buongiorno, signor Capelli. Indovina un po', coglione. Ma non mi dici io ho versato tutti i soldi fino adesso. Ascoltami, Jack, ho bisogno del tuo aiuto. Dov'è Sara? Quei bastardi devono pagarla cara se pensano di fotterci così. E lo rifaremo. Ancora e ancora e ancora. Buongiorno, Capelli.